Eccoci di nuovo in diretta. Praticamente il picco dei contagi da Covid è arrivato. Situazione nelle scuole è molto delicata. Noi cerchiamo di capire di più, soprattutto quello che riguarda poi i contagi per i bambini. Cerchiamo di capirlo insieme ai nostri esperti, professor Paolo Becherucci, presidente nazionale SICUP, Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche. Buongiorno, grazie per Salve a essere qui tutti. a Vera Mattina. Grazie. Per parlare, dicevamo, di questa fase, che è una fase in cui il picco dei contagi è praticamente arrivato e dove i bambini anche hanno un ruolo importante, non soltanto per quel che riguarda l'aspetto numerico dei contagi, ma anche per la delicatezza della situazione. Professore. Sì, diciamo in questa fase della pandemia, quarta ondata, come la vogliamo chiamare, i bambini, soprattutto i bambini piccoli, quelli sotto i 12 anni, rappresentano una porzione molto importante dei contagi. Si calcola che intorno al 30% possono essere proprio i bambini di questa fascia d'età sotto i 12 anni, appunto, ad essere contagiati. La malattia, come sapete, ora gira l'Omicron, quindi è sicuramente molto molto contagiosa, anche se in linea generale è un po' meno aggressiva. Si presenta fondamentalmente con un'influenza un po' importante, diciamo, con sintomi prevalentemente alle alte vie respiratorie, e poi soprattutto, proprio grazie a questa forte contagiosità, si diffonde rapidissimamente nelle comunità. Quindi basta a scuola, per esempio, che uno sia positivo e rapidissimamente si positivizzano tutti. Oppure, nella esperienza, io faccio il pediatra di famiglia, se una madre o un padre diventano positivi con i figli in casa, frequentemente poi si positivizzano tutti o viceversa, diciamo. Quindi ci sono dati, tra l'altro, abbastanza importanti per quanto riguarda non solo il numero dei contagi, ma anche il numero dei ricoveri dei bambini in questa fascia d'età, e purtroppo anche il numero dei ricoveri importanti, quindi rianimazione. Anche purtroppo recentemente è stato segnalato anche un caso di decesso in un bambino che non aveva, tra l'altro, particolari fattori di rischio. Poi magari, se volete, ne parliamo. Quindi sicuramente in questa fase i bambini sono al centro un po' dell'epidemia, probabilmente anche perché ovviamente il tasso di vaccinazione in questa fascia d'età è piuttosto basso, e quindi il virus circola prevalentemente dove trova terreno fertile, diciamo, anche se, come sappiamo, è possibile anche una reinfezione. Professore, interrompo un attimo, torno subito da lei per un collegamento in diretta da Roma con il senatore Nazario Pagano, senatore di Forza Italia, per una giornata campale. Abbiamo visto prima con Maurizio Mangialardi del PD Marche che c'è grande emozione anche per una giornata importante. Pagano, oggi quella capitolina per voi. È la giornata buona oggi? Dunque, oggi mi sente? Sì, perfettamente. Ecco, sì, buongiorno innanzitutto. Chiedo scusa, ma mi sto recando a Montecitorio per il voto. Almeno per oggi sembra che ci sia un'altra fumata bianca, nel senso che non un'altra fumata nera, nel senso che voteremo scheda bianca, almeno per questa giornata. Non c'è ancora un accordo per il nostro, diciamo, prossimo Presidente della Repubblica. Qui con me il collega senatore Barboni, che Buongiorno. è eletto a Rimini, ma è di Teramo, quindi è un nostro conterraneo, un nostro Buongiorno, corregionale. buongiorno.
E questa situazione può agevolare il percorso eventualmente del Premier Draghi, il fatto che non si riesca a trovare una soluzione in questa terza votazione con il quorum? Allora, diciamo che sì, in linea teorica, diciamo che il Premier Draghi è agevolato da questa situazione, perché è ovvio che sono una serie di, come dire, di media e soprattutto di, fra virgolette, pressioni che portano a dare, come dire, sostegno a questa ipotesi. Però è anche vero che esistono altre figure altrettanto autorevoli che possono dare una risposta a questo tipo di domanda. Penso per esempio alla Presidente del Senato Casellati, per esempio. Quindi non mi pare in campo solo la candidatura di Mario Draghi, Vedremo, credo che ci vedremo. siano anche altre Intanto, candidature forti. grazie al senatore Nazario Pagano per essere stato con noi con questa a breve incursione da Sì, grazie Roma, a da voi, vi saluto Montecitorio. da Comunque la Montecitorio che sostanza, vedete alle mie grazie. spalle. La sostanza Arrivederci, ce l'ha arrivederci. data di quella che sarà la giornata. Intanto chiedo scusa al professor Paolo Beccherucci che ci ha atteso in questo momento e così come saluto il professor Liborio Stupia, direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti. Buongiorno professore, anche a lei. Buongiorno, buongiorno. Oh, dicevamo con Beccherucci ci sono anche c'è un'esigenza da parte del Paese per giustificare anche questo passaggio collegato all'elezione del Presidente della Repubblica, c'è un'esigenza anche di eleggerlo perché l'emergenza Covid non è la sola in questa fase, ma è quella dominante e riguarda anche un po' quella che è la situazione nelle scuole italiane, dove ci sono anche proposte per cambiare la tipologia dei rilevamenti e delle valutazioni anche per le quarantene. Che situazione c'è in questo momento e quanti sono i giovani che sono al momento in quarantena e soprattutto che studi abbiamo a proposito di queste situazioni che riguardano i più giovani e in questo caso anche contagiati, professore? Ma allora, dal punto di vista della numerosità, noi chiaramente questi dati non li abbiamo, nel senso che noi abbiamo i dati molecolari e quando ci arrivano i tamponi non sempre viene specificato in maniera chiara a chi si riferiscono. Posso invece dare sicuramente dei dati, perché abbiamo fatto ieri la survey per il Istituto Superiore di Sanità sulla prevalenza delle varianti. E abbiamo ancora una forte prevalenza di Omicron e un piccolo residuo di Delta. La cosa importante è che non abbiamo trovato, perché ci spaventava abbastanza la possibilità, la Omicron 2, che si poteva confondere con la Delta, in realtà non c'è. Per cui, diciamo, da questo punto di vista, sul territorio abbiamo moltissima Omicron e una Delta che incomincia piano piano a ridursi. E, ripeto, sul numero degli studenti in quarantena, questo non è un dato che ho io, perché noi facciamo l'analisi e quindi poi non abbiamo un tracciamento diretto. Noi non sappiamo quando analizziamo un ragazzo se quello è già un ragazzo in quarantena che sta facendo il tampone per uscire o se è il primo tampone. Certo è che, insomma, la percezione è che ci sia tanta positività, che è quello che ci si può aspettare. E come è stato spiegato già benissimo prima dal collega, l'Omicron è micidiale nella sua capacità di infettare e quindi diciamo che si è un po' giocato sull'equilibrio tra questa capacità di infettare e una sintomatologia più lieve, sempre tenendo presente che è tutto un gioco di percentuali, ossia se io ho che una percentuale minima di Omicron ha una sintomatologia grave, ma ho tantissime Omicron, poi per forza di cose mi capita anche il bambino che sta male. Questo nella legge
dei grandi numeri, a questo Il non si picco scappa. dei contagi in sostanza, in base anche ai dati che avete, l'Abruzzo, al contrario anche di altre regioni italiane, ieri ha fatto registrare anche un ritorno a fronte invece di quello che era stato una leggera diminuzione i giorni scorsi, ma il picco è in sostanza è arrivato, il plateau. Un primo commento sulla prima cosa che ha detto. Io sono abbastanza scettico da un po' sul fatto di monitorare quotidianamente, perché ci sono delle situazioni che possono alterare il dato quotidiano e quindi noi possiamo avere una specie di grafico che sale e scende per delle situazioni contingenti. Ad esempio, ieri abbiamo trovato un focolaio grosso in un carcere e quindi quello ha fatto aumentare il numero di positivi, ma non è lo specchio dell'intera situazione. Diciamo che quello che però è sicuro, noi avevamo visto tra il 26 di dicembre e il 7 gennaio una cosa mai vista, cioè lì l'impennata, il picco in salita era veramente devastante, non si era visto né ai tempi del ceppo di Wuhan, né ai tempi dell'inglese, né a quello della Delta. Adesso siamo arrivati a un plateau che però è un plateau di tanti positivi, perché è come se fosse un altopiano molto in alto comunque, quindi noi dobbiamo aspettare la discesa, cioè il fatto che siamo al plateau a me non è che tranquillizza più di tanto, perché comunque vuol dire che continuiamo a avere tanti nuovi positivi, perché avevamo avuto un picco spaventoso nel giro di 10 giorni. Vedremo, vedremo. Intanto saluto Ci sono dei dati Donatella nelle scuole? Lappa. Sì, infatti saluto intanto Donatella Lappa che proprio andrà a testimoniare la situazione per quel che riguarda le scuole. Professor Becherucci, per quanto riguarda gli studi che si riferiscono ai bambini e in ogni caso alla fascia 5-12 anni, arrivano anche degli studi che ci testimoniano anche non solo l'incidenza, ma anche la pericolosità di questo virus. Sì, va bene, ormai c'è una raccolta di dati piuttosto vasta, diciamo. Nei bambini, come dicevo prima, prevalentemente la sintomatologia è di tipo una forte forma delle alte vie respiratorie, però abbiamo dei dati di ricovero, come le dicevo, oltre 400 casi negli ultimi 2 mesi. Dei dati di ricovero in terapia intensiva, purtroppo un decesso, eccetera. E poi quello un po' che deve fare pensare, come diceva giustamente il collega, è che anche se pochi hanno problemi, ma se gli infettati sono tantissimi, quei pochi diventano significativi. Non tralasciamo la possibilità anche che si possa avere la cosiddetta MISC, cioè la sindrome multinfiammatoria sistemica che colpisce un bambino, un Covid, diciamo, un bambino Covid ogni 200, ma insomma, chiaramente però è una situazione piuttosto complessa che richiede ricovero, a volte può lasciare esiti, quindi sicuramente diciamo, la malattia Covid è bene non prenderla, ecco, e questo è un po' il messaggio che mi piacerebbe mandare perché oggi tutti ce l'hanno, a volte parlando con i genitori sperano quasi che i figli la prendano, così almeno tutti siamo negativi, ci negativizziamo, guariamo e si torna a fare la vita normale. Io inviterei a cambiare prospettiva da questo punto di vista e invece lavorare molto sull'aspetto delle vaccinazioni, anche dei bambini piccoli, proprio per diminuire questo serbatoio, diciamo. Le dicevo prima che ci sono dei dati del Ministero, diffusi dal Ministero della Pubblica Istruzione sulle quarantene, che parlavano, mi pare, la settimana scorsa di un 87% di bambini che tornavano in didattica in presenza. Francamente, io faccio il pediatra di famiglia e in Toscana la mia esperienza mi sembrava un dato piuttosto sopravvalutato e comunque in questa settimana c'è stato un nettissimo incremento delle quarantene, quindi delle classi in DAD fondamentalmente. Poi succede in famiglia che uno magari
in quarantena un figlio, poi va in quarantena l'altro, insomma, gente che sta a mesi praticamente in quarantena con tutte le conseguenze lavorative, Certo. sociali, insomma, eccetera, che ne possono derivare. Discorso delle quarantene è importante per quel che riguarda la scuola e per quel che riguarda anche il modo poi di valutarle. Ci sono delle proposte a questo proposito. Donatella Lappa è in collegamento con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Da Vinci Ungaretti di Fermo, Teresa Barisio. A te Donatella, per far valere anche questa situazione. Intanto, che situazione Allora, c'è? salutiamo la Presidente Palizio che ci ha accolti qui nel suo istituto. La situazione è quella che si immaginava, anche in maniera peggiorativa rispetto a quello che prima. Allora sì, intanto Donatella la recuperiamo. Adesso chiediamo insomma alla Presidente. Allora la recuperiamo tra poco, Donatella, con il mio collegamento un po' ballerino, però con il professor Stupia si è parlato anche di altre varianti che sarebbero dietro l'angolo. Chi meglio di voi che sequenziate tutto quello che riguarda poi anche piccoli cambiamenti collegati all'Omicron, può confermare questo dato oppure l'Omicron rappresenta l'ultima fase del Covid? Allora, le varianti ci sono sempre perché è stato calcolato che ogni replicazione il virus inserisce due o tre errori nella sua sequenza. Di questi due o tre errori la maggior parte non hanno nessun effetto, un'altra parte diventa svantaggiosa per il virus e quindi si perde, e quello che poi si afferma sono le varianti vantaggiose. È ovvio che è una gara al rialzo, cioè nel senso che per diventare vantaggiosa una variante deve essere più forte di quella precedente, più infettiva. Quindi man mano che Quindi abbiamo varianti sempre più infettive, si spera che si arrivi al momento in cui è difficile trovare una combinazione ancora più infettiva. Però sono meccanismi, questo vorrei spiegare, che sono meccanismi casuali, cioè non c'è una logica, non c'è una strategia e quindi come tutto quello che è casuale fa parte della realtà del mondo, noi non possiamo prevedere più di tanto. Una cosa è sicura, dov'è che si generano le varianti? All'interno del corpo umano, perché il virus si replica all'interno del corpo umano. Quindi ridurre le infezioni vuol dire ridurre la possibilità di generare varianti. Non a caso la Omicron si è generata in una situazione in cui c'era un bassissimo tasso di vaccinazione. Noi siamo sempre a monitorare per vedere se ci sono nuove varianti, però mi permette di dire una cosa, che nel caso della Omicron, quando tutti avevamo detto, prima ancora che arrivasse, attenzione perché questa è micidiale, perché ormai negli anni abbiamo imparato a riconoscere dalla sequenza del codice genetico del virus com'è, l'avevamo detto tutti quelli che fanno questo lavoro al mondo, sapendo che la Omicron era sbarcata il 16 dicembre qui in Abruzzo, ma in Italia c'era già da un po'. Io non ho visto tutta questa attenzione al fatto che fosse sbarcata, attenzione preventiva al fatto che fosse sbarcata una variante estremamente infettiva. Quindi ogni tanto mi viene anche da chiedermi, noi lo facciamo, ma poi perché lo facciamo? Se quando segnaliamo che sta arrivando una variante infettiva, poi nei fatti si continua come se. E il risultato l'abbiamo visto tutti, il risultato l'abbiamo visto tutti perché l'impennata dei casi è stata mostruosa, quindi su quello ovviamente non voglio polemizzare, però l'utilità di fare queste cose è anche quella poi di reagire in maniera preventiva, non solo poi di inseguire l'esplosione dei nuovi casi quando si manifestano. Chiarissimo, dottor Begarucci, per quella che è la sua esperienza, in questo momento fra Omicron e Delta, sui bambini, che tipo di differenze, si possono, riscontrare? Poi andiamo, anche da Donatella prima di chiudere. Dottor Begarucci, a questo proposito, ci sono differenze? Magari, nella prima fase del virus sembrava che i bambini venissero meno coinvolti, e se ci sono poi casi gravi che può testimoniare. Beh, allora io, diciamo, come diceva giustamente il collega, la
tipizzazione viene fatta solo una piccola percentuale di casi, quindi possiamo solo fare affidamento un po' alle fasi epidemiologiche, cioè la Delta era prevalente nelle ondate, quindi l'inverno scorso fondamentalmente, e l'Omicron è prevalente adesso. Quello che posso dire in base proprio all'esperienza, un po' ai dati che si vede, al lavoro che faccio tutti i giorni, è che l'inverno scorso i bambini erano sicuramente meno colpiti, prevalentemente i giovani adulti, gli adulti, gli anziani, diciamo, con relative conseguenze. Devo dire, bambini ce n'erano qualcheduno, ma non numeri altissimi. Quindi si diceva che la Delta aveva, o anche l'iniziale, la variante iniziale, diciamo, Wuhan, avevano meno trofismo per i bambini. Però si ipotizzava che ci fossero meno recettori a livello polmonare, quindi questo impediva lo sviluppo di una malattia grave, eccetera. Ma nella pratica i bambini si ammalavano meno in quella fase. Adesso invece no. Adesso devo dire proprio rappresentano una percentuale rilevante. Proprio se noi scorporiamo i grafici della positività, quella delle classi degli adulti è in plateau, come diceva il collega, forse anche qualche cosa in lieve discesa, quella delle classi dei bambini invece è ancora tuttora in salita. In crescita. Quindi infatti, vuol dire che diciamo sono più infettati, anche se, ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi con una sintomatologia prevalentemente delle alte vie respiratorie. Meno severa. Questo, sì, allora ringraziamo il discorso dei vaccini, questo. Certo, ringraziamo il professor Paolo Beccherucci, presidente nazionale SICUP, Società Italiana Cura Primaria e Pediatrica, e grazie anche al professor Liborio Stuppia, direttore del laboratorio genetica molecolare dell'Università di Chieti. Lampo, un saluto a Donatella Lappa, perché questa situazione dell'aumento dei contagi in sostanza condiziona il mondo della scuola, che è in attesa anche di decisioni. Sì, assolutamente sì, infatti appunto la preside Barisio qui con me annuiva quando ascoltava insomma il pediatra, perché il contagio nei bambini, nei giovanissimi è altissimo in questa fase, e con un work in progress, mentre eravamo qui sono entrati i collaboratori della preside proprio per aggiornare la situazione dei contagi, quindi adesso compatibilmente con le ultime novità cerchiamo di far fotografare alla dottoressa Barisio quella che è la situazione nell'istituto scolastico comprensivo qui di Fermo della Da Vinci Ungaretti. Buongiorno a tutti, io vi porto uno spaccato reale della situazione attuale, che è veramente preoccupante dal punto di vista delle continue informazioni che riceviamo, quindi una situazione parte in un modo, poi improvvisamente cambia, quindi in una classe, sezione abbiamo un positivo, poi ne arriva un altro, poi un altro ancora, quindi lo scenario cambia totalmente e quindi facciamo molta fatica a stare praticamente al passo sia con le disposizioni che dobbiamo, comunque le procedure che dobbiamo attuare, sia anche il collegamento con l'ASL, che anche lei purtroppo è oberata da tutte queste richieste che arrivano in maniera così, direi quasi folle, perché io smisto, non esagero, dalle 60 alle 70 mail al giorno di genitori che mi rappresentano di essere positivi, contatti con positivi, o certo, comunque che i bambini si sono positivizzati. Quindi questa è, viviamo così la giornata. Beh. In più a complicare il tutto sono le norme differenti, perché io ho un istituto comprensivo, quindi tre ordini di scuola, ognuno di questi ha una procedura diversa che però può anche cambiare in corso d'opera. Perfetto, quindi grazie, questo... grazie davvero per il vostro contributo, siamo arrivati davvero alla fine, grazie anche a Donatella Lappa, così come ringraziamo per essere stati con noi il professor Liborio Stuppia, direttore del laboratorio genetica molecolare dell'Università di Chieti, e Paolo Beccherucci, presidente nazionale SICUP, grazie anche a Teresa Barisio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Da Vinci Ungaretti di Fermo, e grazie a voi per essere stati con noi a Vera Mattina. Grazie di nuovo.